Un aspetto importante, ritengo, per questo paese albanese, credo che siano i musei. E qui nei musei veramente ho trovato tantissimi tesori, veramente tantissime, una ricchezza immensa. Alcuni siti archeologici, non solo a Butrint, ma anche la stessa Scutari. In alto di questa collina dove c'è questo castello ormai diroccato, da dove si gode anche un bellissimo panorama, dove si vedono questi fiumi che si incrociano, si confluiscono l'uno nell'altro, e dove appunto in questo castello c'è anche una leggenda molto curiosa che mi ha colpito, che mi hanno raccontato le persone del luogo, di questa donna che è stata murata, imprigionata, nel muro, dove praticamente si vede semplicemente una mano, un seno e un piede che servivano appunto, visto che questa donna aveva un bambino piccolo, aveva un desiderio di poter accarezzare anche dopo morto, dopo murata, il proprio bambino con la mano, poterlo allattare e nello stesso tempo muovere la culla con il piede. È una leggenda veramente molto, molto suggestiva. Ma anche altri siti dell'Albania mi hanno affascinato, come per esempio nelle vicinanze di Saranta si trova questo monastero dei 40 Santi, che poi in realtà dà anche il nome alla città Saranta, perché appunto 40 nella lingua greca si dice Saranta, quindi appunto dà questo nome alla cittadina. Poi naturalmente a Tirana c'è il Museo Nazionale, che rappresenta un po', come dire, il tesoro principale, dove si racconta la storia dell'Albania dagli albori fino ai giorni nostri, fino all'aspetto importante per esempio della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, una cosa che mi ha colpito di questo museo di Tirana è stata un'immagine, una fotografia di Madre Teresa di Calcutta quando era giovane, era una signorina di 18 anni. Allora io guardavo questo quadro e mi chiedevo: ma chi sarà questa donna? Perché hanno messo questo quadro? Io pensavo che fosse, diciamo, un quadro per mostrare un semplice vestito tradizionale albanese. Poi quando ho letto c'era scritto praticamente che era Madre Teresa di Calcutta da giovane, e sono rimasto veramente un po' sorpreso, ecco. Poi anche la piazza dove affaccia il museo, la piazza Skanderbeg, è veramente un posto eccezionale, degno di note, dove si trova anche la piccola moschea, dove si trova questa torre campanaria da dove si può godere un bel panorama sulla città, anche se il panorama più bello io l'ho visto salendo sulle montagne con la teleferica, da cui appunto si vede tutta la città di Tirana. Forse guardando oltre si riesce a vedere anche, quando magari le giornate lo permettono, si riesce a vedere anche il mare Adriatico, quindi ci immaginiamo insomma che è veramente una zona molto bella, panoramica. E quindi io, per concludere, voglio veramente invitare tutti i telespettatori, tutti coloro che ci stanno ascoltando, a visitare questa terra d'Albania, questa terra delle Aquile, perché è veramente un'esperienza unica, irripetibile, e fino a quanto una persona non si reca in questa terra a toccare con le proprie mani, a vedere con i propri occhi, a sentire questi profumi che emana questa terra, ad ascoltare parlare questa gente, veramente uno non si rende conto della bellezza di questa terra. E l'ultima cosa, soprattutto per gli italiani, andate in Albania perché tutti parlano la lingua italiana.